alcuni punti su truffe a raggiro a cui sono soggetti pensionati ed anziani nel nostro paese. Non aprire la porta a sconosciuti, non prelevare col bancomat di sera e se si è soli, non accettare eredità improbabile, non mostrare il libretto di pensione ad estranei, non comprare pietre preziose per strada e soprattutto creare un gruppo di solidarietà al quale si può fare riferimento per evitare di incappare in questi problemi.